come è nata l'idea di questo libro, raccontare un'esperienza così intima, no? Che normalmente non dico che viene nascosta, ma viene tenuta magari in modo più riservato. Perché hai deciso invece di raccontarla, di condividerla? Beh, è stata un'esigenza mia intima che è diventata una forte esigenza. Volevo condividere con altri al di fuori della famiglia questa esperienza che mi aveva dato preoccupazioni, però anche tante soddisfazioni. È stata un'esperienza anche molto positiva che ha fatto crescere tutti e insomma, avevo l'esigenza di condividerla. Di condividerla con le parole, perché le parole sono importanti, le parole scritte lasciano il segno, creano dei legami e le parole che io ho usato, aiutata però anche da tutta la mia famiglia che mi ha fatto ricordare tanti episodi, che ha riletto insieme a me, sono parole sempre positive o quasi sempre, ne ho usato anche molto l'arma dell'ironia, perché l'ironia e l'autoironia e l'allegria ci ha anche aiutati a crescere e ad affrontare dei problemi che forse di per sé non erano allegri, però con una certa leggerezza. Infatti qualcuno che ha letto questo libro mi ha detto: mi sono fatto un sacco di risate e questo mi ha fatto un sacco di piacere. Presentiamo allora la tua famiglia. Intanto presenti tutta la famiglia, anche se qua ci siete solo tu e Alessandra, poi conosciamo anche Alessandra. Beh, siamo cinque persone, padre, madre e tre figlie femmine. Alessandra è la figlia di mezzo, Letizia è la sorella grande, Elena Silvia è la piccola. E Ricordiamo anche l'età delle tue figlie. beh, ormai sono tutte grandi, 33, 29 e 25. Hai inserito Mi metterò qua. delle parti di un tuo diario. Grazie. Tu tieni un diario ancora adesso? Sì, ancora adesso tengo un diario segreto. In particolare, che cosa segni sul tuo diario? Che cosa scrivi? Scrivi com'è andata una giornata, le emozioni o le cose anche che ti fanno arrabbiare? Beh, ogni tanto sì, però anche belle, sia workout, sia scherma. Poi anche suono, e quindi questo mi fa molto piacere. Tu fai un sacco di cose, allora lavori part-time Sì. come segretaria, aiuto segretaria, Sì, l'aiuto segretaria. poi pratichi scherma, sei capo scout, suoni e poi cos'altro? E poi alla sera esco un po' di più. Se vai in giro, vai con le tue sorelle, vai con i tuoi amici? Sì, per fare degli aperitivi. Oppure anche la perisena. Abbiamo sentito che Alessandra ha una giornata intensa, no? Cioè ha una vita intensa fatta di sport, di Sì. musica, di tempo libero. Come riuscite a gestire questa giornata? Ci sono molti ambiti in cui lei si muove in assoluta autonomia, no? Beh, diciamo che adesso lei sì, va al lavoro da sola, va a scherma da sola, ha alcuni percorsi nella città che fa da sola. Per altri invece la portiamo noi, però poco. Gli orari li sa lei, se li organizza, annota su delle agende tutti questi impegni e poi sa quando deve partire, deve prepararsi, che cosa deve prendere, non prendere, come deve prepararsi le borse a seconda delle varie attività. Ecco. Quindi, insomma, se l'obiettivo era quello di portarla proprio ad una quasi autonomia, ad una vita con qualità comunque buona, no? Sì. Ci siete riusciti. Sì, diciamo proprio di sì. Sì. E lei lo dice spesso che le piace la sua vita. Tu sei contenta della tua vita? Secondo me sì, perché la mia vita che quando ma penso anche che questa vita anche piace. Sono giornate in linea di massima, appunto, impegnative, però anche allegre. Anche sì, poi anche molto belle. Poi anche le altre cose bellissime anche, quindi che sia aperitivi, sia di altra cosa, ecco. Insomma, ti godi il tempo libero, ti godi la vita, fai volentieri quello che hai scelto di fare, no? Secondo me sì, perché ho scelto bene, quindi che è stato bello. Oggi, che Alessandra ha 29 anni, cosa puoi dire che ti abbia dato? Vabbè, io sono un'altra persona.
c'è stato uno spartiacque nella mia vita e sono tanto migliorata perché anch'io avevo tanti pregiudizi, per esempio. È una cosa a cui nessuno pensa, che tutti, anche i genitori, hanno dei pregiudizi verso la diversità. E io me li sono dovuti togliere, ho dovuto smantellare, anche se ero una persona, penso, abbastanza aperta, eccetera. E questo mi è servito anche nel mio lavoro, nella vita di tutti i giorni, nello sguardo con cui osservo il mondo e nelle opinioni che mi formo. C'è qualcosa che ti ha ferito invece, che ti ha fatto male in questi anni, che ti ha lasciata appunto un po', ti ha lasciato un segno? Ma ferito forse, adesso non riesco nemmeno a focalizzare perché effettivamente io non posso dire che non siamo stati accolti o comunque che verso la ragazza siano stati fatti degli atti di esclusione, no, assolutamente. C'è stato nell'adolescenza, nel periodo delle scuole medie, qualche problemino con i maschi della classe. Ma è una cosa fisiologica, fa un po' male, Ma lei se l'è cavata bene. Il diario di Anna Frank per lei è stata una medicina. Nel libro c'è un capitolo che si intitola Diari. Quando lei si è sentita attaccata da questi ragazzi, ma non solo lei, anche tutte le altre ragazze della classe, quindi era una cosa un po' collettiva, si è andata a rileggere le prime 50 pagine del diario di Anna Frank, in cui lei racconta dei suoi problemi in classe, dei rapporti che aveva con gli altri ragazzi, dei suoi primi amori, e questa l'ha molto consolata. E poi lei ha iniziato a scrivere il suo diario. Che cosa ti ha dato questa esperienza? Ti è piaciuto partecipare a scrivere questo libro insieme alla tua mamma? Che poi siete state anche in giro per l'Italia a presentarlo, no? Sì, alla famiglia Piacentina e che poi a Roma e poi anche firma copie. Ecco, che cosa ti è piaciuto di questa esperienza? Secondo me questa esperienza che mi è stata molto bella. Ci sono state domande difficili. Lei è cresciuta in questa esperienza perché ha dovuto fin da subito affrontare tanta gente che le porgeva delle domande. Alla famiglia Piacentina c'erano quasi 100, più di 100 persone, ma anche nelle scuole i ragazzi sono sempre stati molto diretti e molto, sì, diretti nel chiederle le cose, ma lei ha sempre risposto. C'è stato qualcosa che ti ha messo in difficoltà, che ti sei sentita a disagio oppure no? No, perché io mi sono abituata al pubblico e che quindi questo mi dà molte soddisfazioni. Anche Anche a rispondere magari a domande difficili. Ti sì. E sei preparata? sì, mi sono preparata a tutto. Il libro ha dato dei frutti anche concreti e a Piacenza. Il libro che tu hai in mano in questo momento è una prova. Vogliamo dire che cos'è, come è stato divulgato? Questo libretto è un vademecum informativo per genitori che abbiano dei figli disabili, che li informa su tutte le leggi e sui diritti esigibili di questi figli, di questi ragazzi, sia nella scuola che altrove. Ed è stata un'idea degli uffici, sì, di alcune persone degli uffici comunali qualche tempo fa, proprio dopo che la dottoressa Carmen Canevari aveva letto il libro. E siccome nel libro ci sono raccontate alcune avventure nostre nei rapporti con la scuola e le istituzioni, è venuta l'idea di raccogliere delle informazioni utili affinché i genitori non si devono più trovare così dispersi o comunque non sapere come fare. C'è qualcosa che vuoi dire alla tua mamma che è stata insieme a te? Insomma, avete scritto insieme questo libro, l'avete presentato in giro. Oggi ne abbiamo riparlato nell'intervista. C'è qualcosa che le vuoi dire che magari di solito non le dici? Non gli ho detto che ha di empatia verso degli altri. E
che sa fare con i sentimenti, che sa fare anche insegnare bene, quindi questo che la rende felice. Che tu l'apprezzi per questo, quindi. E Questo sì. le vuoi bene, tanto. Sì, tantissimo.